Non vi ammorbo con i dettagli per i quali dopo 3 ore sono riuscito a giocare a Xenoverse, ma benvenuti finalmente in questo ultimo DLC per Pokémon Xenoverse, per Aspera Destra. È sempre un piacere tornare su Pokémon Xenoverse, ma prima di cominciare dovrei andare al centro Pokémon e prendere l'ultimo pass che mi sbloccherà appunto le ultime lotte per il DLC 5, Battaglie Furiose. Il torneo Apollo Sagittopoli sta preparando una nuova competizione piena di pezzi grossi e tu non puoi mancare. Vediamo un po'. Bello. Ti auguro il mio bocca al lupo. Ok, ciao e addio. Purtroppo lei non la vedrò mai più. Bene Gengar, arrivo. Ehi, ehi, dov'è Gengar? Ah, è qui davanti. Doveva aspettarmi per forza. Deve essere tutto perfetto. No, mi tocca fare la voce da Gengar. Ma perché mi scelgo sempre le voci sbagliate? Oh, Link, finalmente sei arrivato. C'ho la gola, ragazzi, che è tremenda, quindi Gengar oggi è un pochino più tranquillo. Parteciperai al torneo? Il pubblico andrà invisibile quando ti vedrà entrare e spero di fare faville. Sai, personalmente spero che questo torneo riesca a radunare molte persone. Ho intenzione di usare tutto il ricavato per aiutare gli abitanti di Ofiucia, Kansiria e Tauronordia. Ah, perché c'è stato un gran casotto con gli altri DLC. Sono ancora terribilmente dispiaciuto per quel che è successo a causa dell'energia furia. E siccome noi stessi abbiamo ricevuto il tuo aiuto, voglio provare a ricambiare. Ma bando alle ciance, ti aspetto al torneo. Parla con la receptionist. Allora, io che squadra ho? Tutti al 100 tranne Hanged Man. Benito. No, 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 non è un bel nome. Andiamo! Partecipiamo al torneo Apollo. Oh, dato che ho masterato gli altri due, andiamo al torneo Memoria. Bello. Proseguendo, non potrei più tornare indietro né tantomeno acquistare altri strumenti fino alla conclusione del pass. What? Cosa firmo? Come sarebbe non posso acquistare niente fino alla conclusione del pass? Ma scusami. Vabbè dai, facciamolo. Vediamo, male che va perdo. Male che va perdo, quindi io metterei Cochrane, però non come primo. Ti allungo come primo sempre, Cochrane. Mettiamo sui Kundai. Andiamo nella sala d'attesa. Ma se è un torneo come gli altri, dovrò affrontare delle sfide sicuramente. Ma quindi il pass finisce con l'ultima sfida di questo torneo? Sì, gli sfidanti stanno entrando, sarà un round fenomenale, tutti pronti per questa battaglia. E va bene, sempre le solite cose. Bella la musica, il torneo mi mancava. Bell'occhio! Che ci fai qui? Ah, guarda chi c'è, sarai anche una leggenda, Deldium, ma ti assicuro che sei fatto mio. Preparati, Link! Il sole unico prescelto. Dai, vediamo un po' che c'ha bell'occhio. Ah. Partiamo male. Anche se il drago resiste all'elettricità. Però no, vado con iper... No, Surf! Volevo fare ipernova! Ah, cala la difesa speciale con Cannon Flash! Manda Growlithe! Ah, per la prepotta? Questo è un attaccante speciale, quindi la prepotta me cala poco, sinceramente, dai. Toxicroak! Ah, che è pelle arsa, quindi si ricarica con l'acqua. Ipernova. Il sbigo attacco, attacco che sbiga. E via. Aveva anche Assorbisfera, poverino. Mi pizzica il mento, sarà che ho troppa forza e devo sfogarla in qualche modo? Posso fare un po' di headbanging? Padre, che cosa ci fa qui lei? Figliolo, sono contento di vedere che stai bene. Adesso mi rendo conto che quello che volevo fare non era altro che una follia. Ho completamente lasciato quelle stupide idee del passato, ma in cuor mio ho sempre voluto scontrarmi con te un'altra volta. Forza, figlio mio, dimostriamo a tutti che buon sangue non mente. En garde! Pronti? Let's go! Un crobatto. Non ho gelo raggio, se non sbaglio, vero? No, non ce l'ho. Ipernova. Bello, Surf. Aia, vela in croce, bene. Vela in croce se avvelena fa male. Perché è ghiaccio. Però sono acqua. In parte. Buono, un altro lo prendo. Yes, vai. Perfetto. Feraligator, vado di Ipernova. E ciao ciao. Buono,
Il brutto è che non si può salvare, quindi se perdo mi tocca di rifare tutto quanto da capo. Però incontriamo tanti bei personaggi qui e non mi va di dover ogni volta staccare. Ah, questa è la finale? Ah, quindi proprio tre incontri e basta, come gli altri. Chi è? Oh, mo però chi entra? Trey. Tu non eri finito in Lumentail, Trey. Che ci fai ancora qui? Ma è finito. Lui ha Sabolt. Però si trasforma nel bestione che conosciamo. Non va bene. Devo farlo fuori velocemente. Bene, a posto. A posto. Manda Sabolt che gli faccio ipernova. Non mi ricordo che tipo era questo Sabolt, sinceramente, però attacco. Ah, elettro sì, va bene. Manda Scizor. Mega evolve sicuramente. Attacco allora. Non mega evolve? E assorbi sfera. Perché? Ma perché così debole? Allora, secondo me queste sfide sono facili perché il giocatore deve riprenderci la mano? No. Ecco, allora, attenzione. Sei sempre il solito, Link. Hai uno spiccato senso per la battaglia, ma il tuo spirito d'osservazione lascia molto a desiderare. Ancora niente, eh? Non trovi nulla di strano? Io non dovrei essere... infatti! Io non dovrei essere qui, ricordi? Così inizia? Apri i tuoi occhi, ma non sei in possesso del tuo corpo. Riesci a vedere i tuoi dintorni e capisci dove sei. Quel paesaggio triste e desolato che più di una volta ti sei ritrovato ad osservare. Lo Xenoverse? Il tempo non scorre. Non senti una parola da giorni e giorni, ma sei costretto a vagare in quella landa senza un vero obiettivo. Come se fossi costretto a guardare un film in sala da solo. Ma la pellicola è solo una strada infinita, fino a che all'improvviso ti senti colmo di rabbia e rancore. Il tempo non scorre, non senti una parola da giorni e giorni, ma sei costretto a vagare in quella landa senza un vero obiettivo. Eh sì, in quel momento comprendi finalmente cos'è che stai guardando. Oh! Wow! Ma questa è camera nostra, camera del personaggio. Ok. Posso anche correre volendo. Wow. Usciamo. Che cazzo è diventato Silent Hill? Tutto nebbioso. Va da solo, non lo sto muovendo io. Questo è passato. Oh! Noi siamo il Link alternativo dello Xenoverse che sta guardando quello che succede nel mondo reale. Reale. Sì, questo è quello che già è successo praticamente all'inizio del gioco. Ora va meglio. Ah, vedendo le acque calme mi sento meglio, sì. Qua scorre da solo, va benissimo così. Vedi questo piccolo monumento? È stato eretto in onore di tuo nonno che ci ha lasciati ormai da molti anni. Giovanni. E questo è quanto, ora si torna a casa. Wow. E invece no, non si torna a casa. Sì.
Sì, prendiamo dei Pokémon che abbiamo trovato sul percorso. E arriva uno del Team Dimension. Maledetto. Da quel momento un incessante flusso di emozioni negative continua a tormentarti. Inoltre inizi finalmente a sentire la tua voce. Le parole che escono dalla tua bocca, però, sono solo sprezzanti e amare. Questo continua per giorni e giorni fino a che... Ah, e qui dove sono? Il maledetto se la passa troppo bene. Crede veramente di diventare forte in quel modo? Io sono molto più forte. Posso puntare molto più in alto e lo dimostrerò. Ah, ho dei Pokémon con me. Shulong livello 11. Ci sono Pokémon qui. Tutti cattivi, bello. Cattivi, sì. Xeno, vabbè. Ok. Ah, era quello che ho quello dell'altra volta. Che seccatura. Pensi di farmi paura? Ora ti faccio vedere io. Ah, bene. Ah, certo, livello 15, per forza. Ecco, ora che succede se perdo? Ma per favore. Ah, ma c'è solo questa qui. Non ancora, devo allenarmi di più. Il mio livello è ancora troppo basso. Ah, ok, devo allenarmi quindi. Sono al 15, quindi penso che vada bene. Ok, 15 va bene. Il problema è che non ho più pippi per le mosse. Non ho più davvero pippi per le mosse. È inutile che vada avanti. Devo curarmi in qualche maniera. Abbiamo Alisso che combatte contro il noi del mondo normale. E tu chi saresti? Un allenatore forse? Sono Alisso di Balansopoli. Come una quercia secolare sono solito mantenere la calma in qualsiasi situazione. Una, però, mi manda su tutte le furie, essere interrotto nel pieno della meditazione. Consiglio sempre di non sfidarmi quando accade, ma ormai quel che è fatto, fatti avanti, allenatore. No. No. Non ha effetto tornado. Lo so che non ha effetto tornado su un Pokémon folletto, ma... Cosa ti aspetti che faccia io? Quanto ci vuole, mo, amico mio, qua per andare giù. Oh. Dai, un altro, un altro. Fanno un altro e fai assorbimento. Bravo. Ora vediamo se mi dà un qualcosa per... non posso perdere. Sì, il problema è uno, amico mio. Mi ha ricaricato del tutto. Mi ha ricaricato. Oh, bravo. Questa è una cosa che fa bene. Oh. Dai. Ok. Pistola acqua. Ovviamente non è molto efficace. Azione. E fa sgomento che non mi fa nulla. Accidenti. Un brutto colpo mi serve, un brutto colpo. Ora un brutto colpo mi serve, ora. Dai, dai. Niente. Ora potrebbe essere utile. No, non è utile ora. Allora, Spiritomb, che mi fai tu di attacco? Io ti faccio tornado e ti fa abbastanza malino. Tu anche fai male. Hai tentennato, bravissimo. Tentennami un'altra. Non serve tentennare ulteriormente. Mi hai spezzato come un fuscello. Quindi ora mi tocca allenarmi per sconfiggere tutti quanti gli altri capi palestra. No, dimmi di no. Questo qui era proprio una mezza calzetta. Quell'idiota pensava veramente di migliorare? Lo stanno praticamente imboccando. Ah, ok, ce l'ha con noi del vero mondo. Dell'altro mondo che ci stanno imboccando. Va bene. Come dici tu, Trey? E qua che succede? Qua chi incontriamo di grazia? Ah,
Bello! Qua niente. Ma questa era tipo la spiaggia? Eh sì! La pozione segreta per Lapras. Ok. E ce ne andiamo con Lapras. E noi che facciamo? Ah, vogliamo? Ok. Ah, la nave. Entriamo. Oh no, toccherà anche qui allenarmi per sconfiggere il Pokémon segreto. Ah, qua mica mi ricordo com'era poi. Penso che non è grave ricordarsi com'è, perché tanto è tutto chiuso, quindi scegli una strada, arrivi a quella giusta sicuro. Ah, qua però c'è qualcosa. Posso prenderlo? Oh, posso! Eccoci qua. Contro Sharpedo X. Ok. Già. È un Pokémon X. È visibilmente infastidito e si avvicina con un fare minaccioso. Noi ce la ridiamo. Hai paura, non è vero? Che felicità, che goduria! Avevo ragione, non sei altro che un moscerino. Io sono in grado di sistemare un Pokémon del genere in un attimo. Bisogna vedere. Perché sto al 15, Sharpedo sta al 20, mi pare. Era già più forte. No, sembra anche lui al 15, però ha una barra della vita in più. E le statistiche sono più elevate, certo. Oddio, però potrei farcela, visto che ha solo acqua. Ha solo. Fa acqua getto. Ah, è Fulmisg. No, no, Shulong, non cominciamo. Niente, vuole cominciare per forza. Eccolo qua, fatto, vai. Mamma mia, meno male che non ha fatto spettro tuffo. Oh, se no effettivamente è facile da sconfiggere, sì. Visto? Visto? Io sono migliore. Quello è stato il primo momento in cui ho potuto sentire emozioni positive nascere in te. L'alter provava emozioni opposte a quelle che provavi tu. Le emozioni positive lo indebolivano, mentre quelle negative lo potenziavano. Per quanto paradossale, colui che più ti odiava era colui che guadagnava di più dalla tua felicità. È quasi una canzone questa. Questo posto mi mette volta stomaco. C'è veramente gente che vorrebbe passare anni della propria vita in posti del genere? Allora, mi fermo qui per questa parte del DLC. Nel prossimo episodio lo continuerò e non penso arriverò alla fine perché mi sembra che ci manchi un bel po' ancora. Ad ogni modo, inizia bene. Mi è dispiaciuta un po' la parte di dover grindare per forza per arrivare al livello 15, però capisco. Però dammelo già forte il Pokémon, non mi va di perdere tempo ulteriormente con il grinding dopo che il gioco ti obbliga a grindare per sconfiggere certi boss. Ma comunque ormai è fatta. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.